Ehi, hey, la Pokéfanatici e bentornati a Pokémon Nero 2! In questa parte, dopo aver finalmente fatto evolvere anche il mio Vibreva in Flygon, potremo proseguire l'avventura andando a fare una cosa molto molto importante proprio qui, a destra di Forte Brezza, sul percorso 13, dove c'è Cobalion, che non si accorge minimamente della nostra presenza. Cioè, l'altra volta ci ha tipo abbaiato, adesso gli vado dietro, mi metto a ballare e non ci nota. Va bene. Ciao Cobalion. Primo incontro con un leggendario in questo gioco. Animazione bellissima, schermo ridotto in brandelli. Ed eccolo qui! Uno del trio leggendario, di uno dei due tri leggendari di questa generazione. Livello 45 senza sesso, come ogni leggendario, tranne alcuni casi. Direi di partire con un palmo forza. Lui ci usa Nemesi, attenzione, attenzione. Perfetto, partiamo subito con la paralisi, ottimo. Lo colpisco con una mossa super efficace nonostante appunto lo voglio catturare, perché tanto non andrà KO, tranquilli. Ora però ho paura di usarne un'altra, quindi eviterei, dato che l'ho paralizzato e non vorrei soft resettare. Quindi andiamo con forza. Vediamo quanto riesco a fare, speriamo poco. Dai, ok, pochissimo. Lui è paralizzato, quindi ok, ho più chance di prenderlo adesso. Volendo potevo lanciare una Velox Ball all'inizio, perché ne ho due, ma tanto sicuramente sarebbe uscito con la fortuna che ho. Spada solenne, ciao Lucario. Bene, 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 bene. Ottimo. Allora, un Pokémon che abbia una mossa non troppo forte. Forse tu hai attacco rapido. Sì, infatti hai attacco rapido, Netti. Vai tu. Andiamo con un bel attacco rapido. È a vita rossa, ma direi che posso colpirlo almeno altre due volte. Minimo. Oddio! Aspetta! No, brutto colpo! E dai, ho bisogno di Pokémon con attacchi scarsini! Mison dovrebbe avere azione. Ho capito, ma ci stiamo riducendo proprio da attacco rapido a azione. Con il prossimo ti uso Splash. Che poi avevo anche Tuon Onda volendo per paralizzarlo, ma mi ero dimenticato di questa cosa. Va bene. Altruismo. Altruismo? Cobalion? Ok. Azione toglie veramente pochissimo, credo dovrò colpirlo... Ok. Forse un'ultima volta... No dai, non voglio rischiare, se faccio un brutto colpo lo mando giù. So che è una cosa incredibile da dire con azione, però. Va bene così, va bene così. Abbiamo 31 Ultra Ball, quindi andiamo! Sperando di doverne utilizzare solo una, dai. Dai che il primo colpo è quello buono, dai! Uno! E ti pareva. Ragazzi, è paralizzato e ha vita rossa, quindi niente. Dobbiamo solamente continuare a lanciare Ultra Ball fino a quando non entra. Mi ricordo che comunque Cobalion non fosse così difficile da catturare, quindi non credo porrà resistenza a lungo. E ora che ho detto questa cosa mi sono condannato automaticamente, perché non entrerà mai più. Inoltre incontreremo i suoi alleati, Virizion e Terrakion, proprio nell'ordine che vi ho detto, prima Virizion e poi Terrakion, se non sbaglio. O forse il contrario, non mi ricordo. Comunque dovrebbe essere prima Virizion e poi Terrakion, in base ai percorsi. Li incontreremo poco più avanti, quindi credo che in queste parti ci saranno tutti e tre. Ora, questa è la parte 31. Credo che nell'arco delle parti con il 3 davanti, quindi da 30 a 39, credo ci saranno tutti e tre. Loro, forse. Sto facendo solamente un giro ogni volta, ci rendiamo conto? Ma dai! Ti pareva, non dovevo dire che è facile da prendere, non lo dovevo dire! Ma dai! Gira, ti prego, almeno! Ora se mi inizia a swipare i Pokémon siamo a posto. Uno, due, tre. No! Oddio, ero già lì bello contento. Che bello, oggi parte corta. E invece... vabbè.
Dai! Ecco, ciao Mison. Usiamo un altro Pokémon, ovviamente, mandiamo Arcanine, che è pronto per l'evoluzione, ma non lo è ancora in realtà. Cioè, lo sarà nella prossima parte, però. Facciamo le cose con ordine. Intanto ne ho già usate 10 con questa. Bello. Ma dai! Ma passa da non fare nessun giro a farne 3, mi fa prendere i colpi. Aia. Dai, 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 dai. Questa è la 11ª. E dai! Metal testata. Ma perché non gira? Ciao anche ad Arcanine. Bella la musica però. Oh, che bello Flygon. Prego, Ultra Ball. Ma dai! Ma entra e basta. Uno? Ti pareva. Mio Dio. Le sprecheremo tutte, vero? Non è possibile. Ma dai, ma non era così difficile da catturare quando ho giocato io 2 anni fa? Mamma mia. E vabbè. L'ha presa proprio come... come cosa tipica il fatto di non far girare la Pokéball nemmeno una volta. Proprio neanche l'illusione ci dà. Giusto, come ho appena detto. Come ho detto prima. Esatto. Sì, sta facendo sempre così, sono 4 turni che fa così, che bello. E anche Pilot è esausto, è rimasto solamente Serperior. Bene. Entra. Uno. Due. Tre. No! Ti prego! Vai, brutto colpo anche. Siamo a 10, eh? Eravamo a 31 Ultra Ball, ne abbiamo 10, anzi ora ne abbiamo 9. 1, 2, 3... E ma dai! Dai! Porca di quella miseria, ti prego! Ora ha iniziato a fare 3 giri a uscire. Prima si era incartato che non faceva neanche un giro. Ecco, ha ricominciato, ecco, giusto. Mi mancavano questi bei momenti. Uno. Ed esce. Altruismo, va bene. Uno, due, tre. Ma dai! Mamma mia, ma cosa devo fare? Cosa devo fare ancora? Non lo so, gli devo mettere le catene.
Entra. Giustamente. Quanti ne abbiamo di Ultra Ball? 4. Entrerà in queste ultime 4 Ultra Ball o dovrò passare alle Timer Ball, che ne ho solo 2? 1, 2, 3. Mio Dio, non ci credo, ma ci vuole tanto a fare quell'ultimo scattino finale, così impegnativo. Andiamo. 2 me ne sono rimaste, 2. Cioè non posso comprare 30 Ultra Ball per ogni moschettiere leggendario. Vabbè. Spada solenne, ora mi va KO. E lo sapevo. Vai Velox Ball! Oh wow, proprio utile, eh? 1, 2, 3. Preso! Preso con una Ultra Ball, quella che mi è avanzata dall'ultima volta, non è possibile, ne avevo una! Una! Ne avevo una e l'ho preso! Pokémon Metal Cuore, 2,1 m per 250 kg, ha un corpo e uno spirito d'acciaio, è comparso con i suoi compagni per punire coloro che un tempo ferirono i Pokémon. Cioè non è possibile, ne ho usate 30, sono andato KO, sono dovuto tornare a sfidarlo... Però mi ero dimenticato di comprare le altre Ultra Ball e me ne sono reso conto solamente a lotta ormai iniziata, quando era già paralizzato e a vita rossa. Una Ultra Ball ed è entrato. Perché se non entrava avrei dovuto utilizzare le Mega Ball e le Pokéball che avevo, e quindi sprecare 20 turni e poi andare con le Timer Ball. Ma è entrato. Cioè ne avevo una ed è entrato, però le altre 30 me le ha fatte buttare via. No, ma grazie Cobalion, grazie. Grazie mille. Non ho parole, non ho parole. Andiamo a vedere questo mascalzone. Anzi no, basta che faccio sposta Pokémon. Aspetta. Info. Natura modesta. Acciaio lotta, 45... 81 d'attacco, 102 di attacco speciale e 113 di velocità. 122 di difesa, queste sono le statistiche più alte. Con giustizia, l'attacco aumenta se si è colpiti da una mossa buio. Ah, io gli ho fatto anche... Ah no, avevo fatto Nero Pulsar, ma poi è andato KO Lucario, nella seconda sfida. Altruismo, Nemesi, Metal Testata e Spada Solenne. Non male. Non male il maledetto Cobalion, anche da dietro. Ha un bel effetto. Ok, adesso dovete assolutamente mettere mi piace a questo video per come mi ha fatto impazzire questo Cobalion e per il fatto che sono riuscito a prenderlo con una Ultra Ball che avevo. Solo una. Perché guardate, non ne ho più. Non ne ho più. Dov'è? Ho le Pokéball. Master Ball. Non ne ho più di Ultra Ball. Le Mega Ball, le Velox Ball e le Timer Ball. Non ne ho più, quella era l'ultima. Quindi un mi piace a questo video, io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, noi ci vediamo nella prossima parte, ricordatevi di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, e bye bye!